Leo, Leo, lo so, Leo, lo so, succede purtroppo. E lo so che anche Jared Leto non doveva prendere l'Oscar, però devi stare tranquillo, no? Sì, ho capito, sì, vabbè. Sì, stai sul cazzo a tutti, sì, ho capito. Ma perché? Per Titanic, ormai lo sanno tutti, non l'hanno detto tutti. Senti, io devo girare un video, Leo. Leo, ci sentiamo. Leo, se, io devo. Devo girare. Sì, ma. Oh, le. Dei. Artisti. Ciao a tutti ragazzi, io sono Dave, questo è il mio canale, iscrivetevi senza pensarci troppo. Beh, ad ognuno di noi, almeno una volta, è capitato di andare al cinema e ritrovarsi accanto un rompicoglioni. Sì, i rompicoglioni, avete capito bene. Quelle persone che non curanti del mondo che le circonda disturbano costantemente la visione del film. Diciamo che a me capita 9 volte su 10. La cosa bella di questa tipologia di persone è che non si fermano, non si arrestano, non si spengono davanti a niente. Continuano sempre imperterrite la loro opera di spaccamento di palle, anche sotto minacce, atti intimidatori, sguardi penetranti. E ogni volta tento disperatamente di non farci caso, di non badare a loro, ma so che un giorno la mia pazienza avrà fine. Quindi diciamo che più delle volte non riesco a concentrarmi del tutto sul film. Perdo dialoghi, momenti topici e non me li gusto affatto. Beh, ecco quali sono secondo me i peggiori disturbatori da cinema. Il telefonista, quella persona che va al cinema con l'intento di buttare soldi e tempo pur di rompere le palle a te. Inizialmente si siedono con tutta calma, in silenzio, e rimangono composti per la prima mezz'ora che praticamente è solo pubblicità. Ma a pochi minuti dall'inizio ecco che gli squilla il cellulare. Prima di tutto lo fanno suonare un bel po', così per attirare il più possibile l'attenzione. Pronto Marco? Ciao! Sì, tutto bene. No, no, non disturbi affatto, no, tranquillo. No, tanto sto al cinema. Ah, sì, ve l'ha detto, ve l'ha detto. Ah, va, perfetto, perfetto. Sì, secondo me è perfetto. Secondo me. Ecco, vai, vai a parlare laggiù adesso, vai, vai! Marco, sì. No, scusa, un piccolo inconveniente. No, è assolutamente. Il merdaiolo. Mi è capitato molto spesso di andare al cinema e ritrovarmi questo tipo di persone che già dal titolo del film iniziano la fanfara così. Ma che è sta merda? Ma che è? Vabbè, ma guarda. No, vabbè, non ce lo posso credere. Ancora fanno ste cose, cioè basta. Ora, se sei entrato in quella sala e hai deciso di guardare quel film, più o meno consapevole di cosa trattasse, di cosa ti lamenti, ma io dico, no, non ci credo, guarda. No. Ma che merda è? Madonna mia, che merda. No, vabbè, una merda. È la merda di quelle proprio astronomiche. Anche in questo caso, o vi fate scivolare tutto addosso, il che è abbastanza impossibile, oppure passate le maniere forti. Ma che. Senti, stai zitto! Se non ti piace, perché sei venuto qui a guardartelo e continui a stare qui a rompere i coglioni? Non ti piace? Vattene! Vai a guardare il Grande Fratello, va a vedere Amici di Maria De Filippi, vai a fare quello che ti pare, basta che non stai più qui, ok? Altrimenti, stai zitto! L'occupatore. Quando si va al cinema ci viene rilasciato l'apposito biglietto che indica l'esatta collocazione del posto che ci è stato casualmente assegnato. E più di qualche volta mi è capitato di arrivare davanti alla mia poltrona e trovarla occupata da un'altra persona. Scusate, scusa. Scusa? Guarda, quello sarebbe il mio posto. Questo? No, quello dietro. Se sto a parlare con te sarà quello, no? Questo a fianco è libero. Puoi metterti qui se vuoi. No, forse non hai capito. Quello è il mio posto e quello a fianco è della mia ragazza, quindi devi sloggiare. Beh, ce ne sono tanti altri. Non puoi trovarne uno più là, là, no? Senti, stai a sentire, brutto stronzo. Quello è il mio cazzo di posto, quindi vedi di alzare quel culo devastante e sciacquarti immediatamente dalle palle, ok? Oh, stiamo calmi, guarda che. Guarda un cazzo! Vattene, ti sparo! Vabbè, vabbè. Vattene! Il bimbo indemoniato. È chiaro che quando si porta un bambino al cinema, soprattutto se è piccolo, non è facile tenerlo a bada. Magari si annoia, magari ha fame, magari non voleva vedere quel film piuttosto che un altro. Ma quando vedete che inizia a girare per il cinema come un Terminator in cerca di John Connor, inchiodatelo alla poltrona, incollatecelo, scocciatecelo, infilatecelo sotto, abbattetelo, fermatelo. No, lo lasciano fare, indisturbato, e iniziano a rompere le palle nella maniera più assoluta. Urlano, scalciano, parlano, chiedono, cantano, piangono, scapocciano. No. Che cos'è quello, mamma? Che cos'è quello, signore? Che cos'è quello, mamma? Che cos'è?
quello, signore? Cos'è quello? Mamma signori, mamma signora. Signora, farlo vedere da un esorcista, no, eh? Oh, sì, scusi, è che è un po' irrequieto. Un po' troppo. Il masticatore. È più che comprensibile che la maggior parte di noi durante la visione del film trangugi il vasto assortimento di schifezze che il cinema ci propone. Ma questi sembra quasi che godano nel rumoreggiare, aprire, scartare, masticare, risucchiare senza sosta tutto. Ehi, mastica un po' più forte, perché riesco ancora a sentire qualcosa. Ciò che ho maturato un'enorme capacità di trattenere la rabbia, la frustrazione di fronte a ste cose e di evitare, ove possibile, di spaccare nasi, di lanciare granate alle persone che vengono al cinema per rompere le scatole. E voi? Fatemi sapere con un commentino qua sotto quali sono tra questi quelli che odiate di più o altri che magari volete elencare. Ma soprattutto fatemi sapere come li avete sistemati. Non dimenticate di mettere un bel mi piace al video e di condividerlo dappertutto. Se volete potete anche seguirmi su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/DeMatteisDavide oppure su Twitter @DavideDeMatteis. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Iscriviti al canale, è gratuito, non fa male. Non perderti alcun video, se lo fai è un suicidio. Visto che come youtuber non sono un granché, ho deciso di buttarmi sulla musica. Come va? Come vado? Vado bene?